Io sto rileggendo ora il post su Facebook e sono sconcertato praticamente, perché non c'è riferimento a nessuna persona. La persona che bivacca o bivaccava lì da tempo era oggetto di un provvedimento di allontanamento. Ho detto, ma forse la questione si è risolta. La soddisfazione relativa al fatto che ho fatto pulizia di un posto che era indecoroso. Non di un fatto che li ho sottratti a una persona che bivaccava. Sì, però si potrebbe ribatterle che magari questa persona si era momentaneamente allontanata e che ritornando non ha più trovato le coperte, eccetera, e quindi ha passato la notte al freddo. Scusi, ho avuto la presunzione, magari ci si può sbagliare, che quelle fossero i momenti abbandonati. A Trieste nessuna persona sta volontariamente senza un tetto sopra la sua testa. E questa persona era stata più volte avvicinata per portarla in una struttura protetta. Quindi non si parla di mancanza di solidarietà, anzi io stesso mi ero mosso con l'assessore dei servizi sociali per dire diamo una sistemazione a questa persona, e questa persona ha sistematicamente rifiutato. Se questa persona, io adesso vado anche a cercarla perché la sto cercando, sono in giro per città, voglio parlare con lui, è disposta ad andare in una struttura e ha bisogno di vestiti, perché anche su questo i vestiti ce ne sono tonnellate a disposizione. Ce ne sono tonnellate. Se ha bisogno di vestiti, glieli do io. Per cui tutto quello che sta venendo fuori è strumentalizzazione al 100%. Cosa risponde a chi le dice che dovrebbe dimettersi? Dimettermi? Per quale motivo? Nel momento in cui mi spiego e argomento le cose, penso che è ben diverso dal dire sono soddisfatto di aver buttato via le coperte a un senza tetto. Lei ne ha parlato con il sindaco di questa situazione? Vi siete sentiti, sì, chiariti? Lui ha detto vedi come portarla avanti, come risolverla e basta, non siamo entrati nel merito della questione. Io comunque gli ho spiegato la questione come la sto spiegando a lei, e ovviamente penso che nessuno direbbe che non ha un'altra lettura nel momento in cui le la spiego così, no? Forse sono stato troppo sintetico. No. Perché io rileggo il post e non c'è nulla di discriminatorio, nulla di prevaricatore, nulla di arrogante, no? Non lo vedo, non so dove c'è. Beh, l'invito a scansarsi è ben pensanti, la soddisfazione. Vabbè, ma allora non lo escludo, anche perché se no non sarebbe venuto fuori questo putiferio. Penso che la cosa sia leggibile in maniera completamente diversa. Il post oggi lo rifarebbe? Lo rifarei con le spiegazioni probabilmente che le ho dato, ma siccome sono lunghe probabilmente non lo farei. non lo riscriverei così sicuramente, anche perché voglio dire è anche brutto, devo dire, sentirsi additare come una persona che non si è, perché io non sono assolutamente una persona razzista che discrimina, che si approfitta della debolezza degli altri, non sono questa persona. Allora io intanto però le dico che il posto non c'è. Le credo, perché non è l'unico che me lo sta dicendo, per cui però non lo so, non l'ho cancellato, ecco, quello è il dato di fatto. E che non l'ho cancellato. Ecco, perché molto spesso questo si dice, no, scrive il post, si è reso conto di aver fatto una corbelleria e poi lo cancella. No. Infatti questo purtroppo mi dà molto fastidio, perché tanti hanno detto che ho preso paura e mi sono rimangiato quello che ho detto. Quello che ho detto, se uno è intellettualmente onesto, non lo vede come un post contro qualcuno. Post